sono molto felice di essere qui con Roberto, con Francesca. Siamo amiche, abbiamo lavorato insieme, una donna straordinaria, brillante, di riferimento anche internazionale, non soltanto in Spagna e in Italia, quindi molto felice. E anche con Roberto, perché con Roberto ci conoscevamo politicamente, non tanto personalmente, no? No, potrei iniziare di questa idea della trasformazione, no? Siamo in un momento di trasformazione, trasformazione digitale, trasformazione verde, che non è una cosa pesante, no? Perché a volte se ne parla come l'emergenza climatica, le disuguaglianze, una roba pesante, difficile, è vero, è difficile, è una sfida difficile, ma è un'enorme opportunità, un momento di crisi, un momento di cambiamento e anche un momento di opportunità. Dobbiamo trasformare l'economia, renderla più giusta, renderla più sostenibile, e questo è anche un'opportunità per creare dei nuovi posti di lavoro meno precari, no? Anche di qualità. Tutta la mobilità, per esempio, non è soltanto ridurre l'inquinamento, ma è anche rinforzare un'industria locale che renda possibile questa mobilità sostenibile sul trasporto pubblico, sulla bicicletta, sull'auto elettrica, eccetera, no? Quindi è anche un'opportunità. Lo è anche nella trasformazione urbana, di questo mi piace molto parlarne, no? Quando noi diciamo, per esempio, no? Qui parlate anche come a Parigi, anche da noi, no? Le città del 15 minuti, le isole verdi, no? Ne parlate qui, noi parliamo di Superiglia, no? E questo modello, che in fondo è lo stesso modello, no? Di pacificare la città, ridurre il rumore, l'inquinamento, e ridurre la macchina, non è che non si può usare la macchina, però la macchina non deve essere il centro del disegno urbanistico, no? Il centro devono essere le persone e la vita. Piegare l'idea di città che abbiamo in mente e anche attingere ad alcuni modelli e pratiche, buone pratiche estremamente concrete, dentro una visione naturalmente che deve essere quella delle città che fanno fronte comune e che hanno una proiezione internazionale. Questo davvero punto di partenza cui dobbiamo innanzitutto proprio sottolineare è: Roma non può essere ripiegata su se stessa, ma non è solo un problema per Roma, vorrei dire, è un problema anche per gli altri, perché Roma ha delle cose da dire e può aiutare questa rete di città che vogliono costruire un futuro migliore ad avere dei risultati. Quindi noi lo dobbiamo ai nostri cittadini, ma lo dobbiamo appunto anche all'Europa, alla comunità internazionale, di rifar sedere Roma a quel tavolo dove avete visto c'è Ada, c'è Beppe Sala, ci sono i bravi sindaci, c'è Bologna, e Roma deve essere protagonista e mettere anche tutto il peso delle sue relazioni, della sua capacità di concorrere a definire obiettivi e risultati comuni, a fare politica con le città, con i governi, con l'Europa. E quindi il primo punto, noi faremo risedere Roma a quel tavolo lì e cercheremo fianco a fianco di condurre delle battaglie che sono decisive e sono fondamentali. È ormai un modello internazionale e di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte di governo della città, a come allocare parti del bilancio, a quali opere prioritarizzare nei propri quartieri. L'hanno inventata loro, l'hanno fatta loro e funziona benissimo. Noi la dobbiamo fare a Roma, naturalmente, appunto perché la città dei 15 minuti, poi torneremo sul metodo, significa anche condivisione delle scelte. Vuol dire innanzitutto la prossimità fisica, la riduzione delle distanze, e quindi che significa meno inquinamento, ma significa anche qualcosa di più, significa i servizi di prossimità, significa che in tutti i quartieri, poi Roma ha una struttura urbanistica diversa da quella di Barcellona ed è ancora più impellente, ancora più urgente farlo, perché i quartieri di Roma sono tanti, sono dispersi, spesso sono totalmente abbandonati a se stessi, e quindi superare un'idea che ci sono quartieri dormitorio, quartieri commerciali, quartieri turistici, quartieri eccetera eccetera, ma portare, diciamo, le funzioni fondamentali che danno corpo ai diritti di cittadinanza,